Undertale Yellow mi è piaciuto più dell'originale. Lasciatemi spiegare. Questo gioco è un prequel fan-made che punta a raccontare la storia dell'umano caduto prima di Frisk, ovvero l'anima gialla rappresentante la giustizia, Clover, che per una serie di strane coincidenze compirà un viaggio completamente diverso in un mondo familiare. Mi sembra l'inizio abbastanza simile o sbaglio? Se compare il fiore mi arrabbio. Nope. Non è comparso il fiore. Ciao, Tauriel. Tauriel mi accoglie e mi guida esattamente come nel primo. E sembra tutto normale, finché non accade l'inaspettato. Ha sbagliato leva da... Oh? Oh no. E così ha inizio il gioco vero e proprio. Mi ritrovo nelle profondità delle rovine. Vado avanti di qualche passo sperando che quel maledetto girasole non ci fosse. Ma... Oh, Cristo. Stavolta Flowey sembra di buon umore. Fa tanto l'amicone, ma io non mi fido, nonostante mi permetta di salvare. Ed inizio ad esplorare le prime stanze. No, abbiamo già qualche mostro. Allora, per ora cercherò di risparmiare più gente possibile. Scopro di essere su una proprietà privata, che sembra appartenere ad un losco figuro incappucciato che parla da solo. Continua solamente a dire cose senza senso e poi scappa. Vabbè, ho salvato anche Pennilla, avete visto che bravo che sono. Vi dico per ora, madonna santa, ma Flowey deve comparire ogni volta che voglio salvare? Proseguendo, non trovo stranamente nessun nemico che mi stia sulle palle. Anzi, su via, guardate che carino lo Sweet Corn. Oh, anche quest'altro. Ciao, pipistrello. Sei abbastanza carino. Decibat, il primo mini boss che reintroduce la meccanica degli attacchi colorati tramite le sue onde sonore. Visto che è carino, decido di lasciarlo stare. Stiamo ancora in silenzio. Sweet silence. Oh, va bene, risparmiamolo. Ti dichiaro una sentinella onoraria del silenzio. Risolvo i primi puzzle e incontro un'ultima volta il tipo misterioso, che a quanto pare si chiama Dalv. E stavolta è ancora più agitato di prima. Non so chi sei, ma ti chiedo. Vattene, ok. Prima di proseguire, sotto suggerimento della chat, inizio una side quest, che mi porta in una strada secondaria dietro un muro nascosto, dove trovo questo. No, è una pulce, che cacchio è? What? Micro Froggit, no, era una ranocchia! Stomp! Beviamo subito, Jacopo, cin cin. No, dai, faccio un complimento. Posso risparmiarla adesso? E risparmiamo la Micro Froggit. Dopo averla battuta, recupero uno dei tre oggetti dorati che mi serviranno più avanti. Ah, oh, no, scherzavo, è una pera dorata. Prendiamo sta pera dorata. E poi mi dirigo di nuovo verso Dalv. Oppure sei venuto per finire il lavoro. Non lo so, zio. Sì, più chiaro, io odio questi misteri. Arg! Non voglio combattere nessuno, ma hai invaso la mia casa. Ma è il demone blu! C'è solo una cosa a fare. Il primo boss non sembra essere proprio in forma. Mi cerca di colpire con attacchi simili a fulmini di varie forme e dimensioni, ma anche lui non è un grande ostacolo. Basta resistere un po' per poi fargli capire che mi ha scambiato per qualcun altro. Proviamo a ammazzarlo. Ah, ho sbagliato. Strette di mano. Ah, accetta la mia offerta di buona volontà. Siamo amici di Dalv, let's go! Dalv mi mostra casa sua e si offre di accompagnarmi all'uscita. Io sorrido e saluto e mi ritrovo così a Snowdin, ma questa volta in una zona diversa, dato che si trova a sud rispetto all'Undertale originale. Inizio ad esplorare e trovo nuovi nemici e puzzle. È un igloo. Voglio ballare con l'igloo. Ma è Alfonso il granco del cocco! Può trovare una mappa, potrebbe aiutarli. Oh Cristo, chi è questo mo? È Quaxly! Recalibrate the lava rock puzzle, check. Honeydew Resort. Ah, e se ne va, e usa a volo. Questa in realtà è Martlet, un membro della Guardia Reale un po' impacciata, seppur fantasiosa. Ed è lei la responsabile della sicurezza locale. Stavolta, niente scheletri. Questo puzzle è inteso per impedire il progresso di un intruso. Probabilmente tu, ok. Mamma mia, che puzzle difficilissimo! Oh, un caffè caldo! What's this? A new customer? Chi sta parlando? Chi cacchio sta parlando? Chi sei?
tu? Sono il miglior venditore che esista. Sì, va bene. Wow, Mo, ciao Mo. Sì, sto cercando un po' di caffè. Sì, grazie, vorrei la bevanda. Ha lanciato via la bevanda. Va bene, dammi la hot chocolate. Oh, Cristo, madonna. È un servizio postale? Ma che cacchio di personaggi ci sono in questo? È una balena della posta. Va bene. Ah, mi ha portato la mia lettera? Ma veramente? Boh, ciao. Grazie, balena. Leggiamo sta cacchio di lettera. Intro letter, read. Bellissimo. Ma è quello di Cuphead. Ma è letteralmente Cuphead. Cioè, lui. I think this chump wants to pass. Sweet toast, come over here. Oh, Cristo. This match will get red hot. Now go! Dopo aver risolto la disputa con i Cuphead tarocchi, inizio ad esplorare il resort parlando un po' con tutti. E inizio una side quest che terminerò tra poco. Ma soprattutto, avendo già giocato ad Undertale, mi trovo molto meglio con il sistema di comandi e meccaniche. E per questo motivo riesco a gestire meglio le battaglie senza ancora uccidere nessuno. Inoltre, scopro qualcosina in più sulla pennuta. Ah, qua c'è un heater. Nice and cozy. A sticker on the heater. Created in love by... Cugin e Marlet. Va bene. Bridge slippery during snowfall, no running. Perché non mi dice niente quando cerco di interagire col cuscino? Cuscino! Ehi, cuscino! Ah. Ecco perché c'era il cuscino. Ma non è vero! Non è vero! Sono andato troppo avanti! Ah! Ma dai! Ma qua stavo camminando sulla plank di legno palesemente. Oh, là! Recupero poi il secondo oggetto dorato dalle terme delle Micro Froggit, dietro il resort. Several Micro Froggits are enjoying themselves at their very own hot spring. Ci sono le Micro Froggit che hanno le proprie terme. Oh mio Dio. Mi dirigo infine verso l'uscita del villaggio, ma la trovo bloccata. Hello! Oh, 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 hello! Sorry, I don't know where my head was right there. Ma che carino che sei! You're a human, right? Sì, sono un umano. Lo sapevo. Lo sapevo che avrei trovato un umano. Ma lui non è della Guardia Reale, lui dovrebbe odiare gli umani o volerli ammazzare? Ma, no, non dimmi che mi vuoi sfidare, zio, ti prego. Ecco, infatti. Cos'è il memorize it? Marlet of the Royal Guard has encountered a human. Prepare to apprehend. Martlet è un boss strano. Attacca con piume affilate, vento e tirando vari oggetti a caso. Ma la cosa strana è che non sembra essere molto sicura dei suoi mezzi. Continua ad esitare e risulta talmente confusa da fare un po' pena. E poi è veramente adorabile, non posso farle del male. E lei pensa anche la stessa cosa di Clover, così troviamo un compromesso. Oh, ancora un passo sbagliato e deve dire addio al suo lavoro da Royal Guard, poverina. Ah, mi hai risparmiato lei per una volta. Se la Guardia Reale non sa che sei qua, non sanno che ho rotto il protocollo, giustamente. Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Visti i trascorsi, Mart decide di aiutarmi offrendomi un passaggio verso Hotland tramite la sua barca. Ma per via di un malfunzionamento del canale, la barca accelera troppo e mi fa finire chissà dove. Oh no 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 no! Ma no! Ma lei è volata, io sono caduto! Ma sono morto! Fine del gioco, vi immaginate? Al mio risveglio mi rendo conto di essere finito in una zona desertica simile al vecchio West. Supero una tempesta di sabbia e in cerca d'acqua incontro di nuovo Mo. Yes, it is! That's right, it's Mo. Perché ti sei strappato le maniche, Mo? Una nuova offerta. Cosa mi offre? Oh, wow! That's right. Ok, è un distributore d'acqua. It's called water. Successivamente arrivo alle miniere, dove incontro nuovi nemici e risolvo nuovi puzzle. Bowl! Dovrebbe essere una battuta tra bowl, che è ciotola, e bull, che è toro. Invece che ciotola, ciotoro! Oh mio Dio, sono un genio! Ho risolto questo puzzle per... Perché sennò la porta non si apre. Ok. Sistemati anche gli affari in miniera, raggiungo la cima della montagna, dove mi aspetta il terzo boss, che introduce la sua meccanica unica. Halt! Mi fermo. El bailador! Il ballerino, più o meno. Ah, una sfida di ballo? Facciamo un duello. It's time to duel. Oh Cristo, che cacchio è Dance Dance Revolution, mo? El Bailador, come avrete capito, trasforma l'RPG in un gioco ritmico che si spiega abbastanza da solo. E io che sono musicista, ovviamente, l'ho finito first try.
Comunque, dopo aver capito che al nostro Clover non piace così tanto il ballo, la pseudo-evoluzione di Haulucha mi lascia andare senza nessun rimorso. Grazie, caro. Faccio poi un po' di backtracking e recupero anche il terzo oggetto dorato. Ok, questo è il terzo oggetto dorato. Con gran stupore, ritorna anche Martlet. Ciao, Quaxly! Insieme arriviamo alla cittadella di Oasis Valley, che porta al capoluogo dell'Est, dove, a quanto pare, risiede una banda di giustizieri a guida del posto. E tu chi cacchio sei? Someone has stumbled into our humble town. Lui mi sembra losco. Lui mi sembra cazzuto. Ok, andiamo. Hold it right there. Chi è che sta parlando, mo? Oh, arriva il boss. Ragazzi, arriva il boss. Come now. There ain't no way to treat guests. Loro sono Ed, Moray, Ace e Mooch, la banda a capo della città, e sono capitanati da North Star, lo sceriffo. Star è un mostro energetico e carismatico, parecchio in fissa con gli umani, anche se non ne ha mai visto uno. Così coglie subito l'occasione, separandomi ancora una volta da Mart e provando a reclutarmi nella sua banda. Insieme siamo... The Feisty Five! Quel ragazzino è un vivente autentico umano. Oh no, cosa fanno con me, mo? The Feisty Six, quindi vogliono prendermi per entrare nel loro team, non tanto per, non so, uccidermi o qualcosa del genere. Ma non prima di aver flexato a tutti la sua scoperta. Così al saloon, Star mette in piedi uno spettacolo a dir poco ridicolo, dove sfoggia tutta la sua ampissima conoscenza sul mondo umano. Did you know that humans use monsters for transportation? Non è vero! Cosa vuol dire? Large four-legged monsters, i cavalli? Uno dei membri del pubblico stranamente sembra più coi piedi per terra e critica pesantemente lo show. E poi se ne va. Usiamo i cavalli come mezzo di trasporto? Ah, infatti, ok, grazie. Prima di iniziare l'addestramento coi cinque, faccio un giro della città così da conoscere meglio i suoi abitanti. E appena sono all'esterno, incontro nuovamente quella donna di prima. You there, human? You okay? Sì, tutto ok. My name is Seroba, ciao Seroba. I'm a friend of Stars, but not part of his boss. Lei sembra molto gentile. Grazie, Seroba. Lei quindi è una grande amica dello sceriffo, ma non sembra molto una fan del suo fare eccentrico. Anzi, sembra l'unica ad avere i piedi per terra. Dopo aver finito il giro della città, vado da Star per iniziare l'addestramento. Devo dimostrargli che ho delle abilità da pistolero, va bene. Lui vorrebbe subito cominciare con un duello in pieno stile western. Ma io non avendo un'arma, non posso duellare. Che regalino. Dangerous duel, non più. Dress to impress. Così si offre di accompagnarmi dall'armaiolo locale per recuperare una revolver. Che signorile il blackjack. E chi spiri? Of course, sir. Bruh. E te pareva. 400G per una pistola. Money. Così, con pistola carica e carta di credito di Star scarica, inizia il nostro duello. Pronti? Emotional damage. Non pensavo che fosse così. Nella facilità. Ovviamente tutto ciò era per finta. Era solo un test morale. Ad ogni modo, dopo aver finito il duello, ritorno al saloon dove parlo nuovamente con Seroba. Hey. Tell me truly. Are you into love this? Ma sì, dai. Cioè, in realtà vorrei procedere. Che carina che è lei. Se rende Star felice, va bene. Il Cijun è suo marito? Wow! Subito dopo ricevo una chiamata di emergenza da Star. Apparentemente un bandito sta attaccando la città. Così mi precipito fuori raggiungendo la piazza. E Seroba si offre di venire a dare una mano. What is happening in the western end of the town? C'è il prigioniero che scappa, zio. By George! There must be an attack from the vengeful Virgil. Vabbè. Andiamo. Arrivo sul posto e trovo la banda legata ai binari del treno e mi trovo costretto a fare una scelta. Non dimmi che devo scegliere se uccidere uno o tutti gli altri. Oh, Cristo. Perché ero così in ansia? Perché ero così in ansia? A quanto pare era solo un altro test morale organizzato da Star. Ma non è che sta un po' esagerando? Poco dopo, la banda ha un discorso a viso aperto contro il sceriffo, che qui scopriamo chiamarsi in realtà Starlo. Siccome non ha fatto altro che fare stupidaggini tutto il giorno, prima la banda mi affronta e poi lasciano il gruppo urtati dal troppo pavoneggiarsi di Starlo, dicendo che non lo riconoscono più e che non è leale tutta questa stima nei confronti di Clover. Starlo scappa quindi fuori dalla città, dicendo che sono solo tutti invidiosi. Così, sotto consiglio di Seroba, provo a raggiungerlo per farlo ragionare. Sei stato un vice sceriffo ottimo, ma... Come un uomo di legge... What I'm about to do is embedded in my soul.
Quello che sto per fare è legato alla mia anima. Non rendere questo difficile per me. Ma no, zio! Ma che cacchio vuoi fare? Starlo mi attacca con rimorso, ma violentemente, grazie ad esplosivi ed armi da fuoco. E per qualche motivo dei treni. Ma io, parecchio indignato, chiudo un occhio su tutte le stronzate che ha fatto. E grazie anche all'intervento di Seroba, riesco a farlo ragionare. Prima di te tutti andavano d'accordo. Zio, sei stato tu a fare tutto. Sei stato letteralmente tu a fare tutti i danni. Tutti quanti i danni li hai fatti tu. Cosa stai facendo? Non è leale. Brava, brava Seroba. Ah sì, ormai avrete capito che la mia run è ufficialmente una pacifist. Dopo una veloce visita alla fattoria dove Starlo è cresciuto. Starlo è la sua amica del cuore da piccoli, che carini. E dopo aver più o meno accettato le sue scuse? È Seroba a propormi un accordo, siccome a quanto pare sua figlia, Kanako, è attualmente ricoverata a Hotland per via di una terribile malattia. La strada più veloce per arrivarci è passare attraverso il distretto industriale di Messo. E dato che anche io sono diretto lì e lei ha le chiavi di accesso di suo marito, decidiamo di andare insieme. Sento la sua presenza intanto che parliamo. Nel laboratorio? Oddio, metti che è ancora vivo qua dentro. Aspetta. Plot twist, ragazzi. Devo viaggiare fino al laboratorio per scoprire dove è mia figlia. Va bene, andiamo, Seroba. Ti accompagno volentieri. Sì, ti sto al passo, non ti preoccupare. Ok, già vede qualcosa, quindi forse questa non era l'area... oh mio Dio. Non era l'area effettiva. Minigioco, ragazzi, momento minigioco, senza dubbio, fidatevi. Che devo fare? Oh, wow, ok, ho capito. Easy. Riempi un po' questa e faccio così. 2000 years later. Dai. Yes! Mamma mia, scusate per averci messo così tanto tempo, però non era per niente scontato questo puzzle qua. Oddio, ciao Flowey. Sì, effettivamente questi mostri mi hanno sempre un po' portato sfortuna, ti do ragione. E questo mi sa che è l'ultimo minigioco. Forse ho fatto qualcosa che non dovevo fare? Oh, wait. Huh? Tra l'altro, ragazzi, io ho paura di starmi prendendo qualcosa per strada. Ciao, Leonardo, bentornato. Axis Model 014 pronto a far da guardia e proteggere. Oddio, non è vero? Il marito di Seroba era il creatore di questo robot? No, zio, tranquillo, non siamo intrusi. Me non me ne frega proprio un cazzo. Niente, siamo di nuovo in trappola. Questa volta per mano di un vecchio robot addetto alla sicurezza che non è il massimo dell'intelligenza. Proprio per questo, Seroba mi propone di creare una robo waifu da usare come esca per distrarre Axis nel caso ritorni. Così mi improvviso Giovanni Mucciaccia e creo questa bellissima opera d'arte con parti trovate nello sgabuzzino. È semplice ma riconoscibile. Perfetto, mi fa piacere che ti piaccia. E poi proseguo l'esplorazione nel canale interno. Quindi qua, queste qua sono tutte strade secondarie. Io ti odio, mo. Sì, dai, compro tutto, va bene, non mi frega niente come sei arrivato qua. Ti sta bruciando la testa. Poco dopo trovo anche la stanza dove posso posizionare gli oggetti d'oro per accedere ad una strada nascosta. E ho un po' di ansia, sinceramente. Se tutto ciò che i tre oggetti dorati mi danno è una battaglia con sta stupida micro rana, mi arrabbio tanto. Arriva il dio rana. Arriva Giovanni Rana! Croak. Macro Froggit è il boss segreto di questo gioco e attacca con delle mosse al limite dell'assurdo, passando da riferimenti a Space Invaders fino a un robot gigante. L'obiettivo è scovare e raccogliere 5 rane verdi nascoste nei suoi pattern. Ecco la mia ricompensa, una rana enorme. E due. Yes! Worried Ribbit. What the fuck is this? Della Giga Mega Frog? Guarda come è spaventata quell'altra! Grazie! Dopo essere sopravvissuto all'incubo delle rane, trovo la vera ricompensa, l'armatura migliore del gioco, e proseguo verso est. Oh wow. Via! Tela!
Bonk. Ciao Neon, welcome back. Oh, la deflection di se roba. Ciao Axis. Mentre ci prendiamo una pausa da tutto quel correre, iniziamo a scoprire un po' di più sul passato di Seroba e su quanto lei tenga a sua figlia. Oh, vediamo la foto di Kanako. Oddio, che carina. E sapete benissimo che a me di solito non frega assolutamente nulla della lore. Però... Oh, Elo. Bentornato. Ecco. Dopo tutto questo casino, arrivo finalmente al terminale che dovrebbe aprire l'uscita. Robotics control status functioning at 78%. Main directory, info docs pictures games. Non posso fare niente e allora spegniamo tutti i robot nelle vicinanze. Ma Axis mi taglia la strada e finalmente ci affrontiamo faccia a faccia. Axis mi attacca con tutta la sua potenza di fuoco, ma tuttavia, grazie ad uno scudo, riesco a difendermi. Lo scopo della battaglia è riempire la barra di arrabbiatura, o surriscaldamento, boh, per poi riflettergli contro i suoi stessi proiettili potenziati, così da scaricare la sua batteria. Se lo colpisco ora, mi sa che è finita la battaglia. E ovviamente, mio caro, non posso ancora risparmiarti? Plan B. You ask a robot to present your metallic creation. Giusto? Vai, vai, vai. Hello, my name is Axis. What is your name? You're so funny. Want to get married? Appena uscito, mi sembra finalmente tutto calmo, ma arriva di corsa Starlo che sostiene di aver trovato una specie di ingresso segreto nella casa di Seroba e che lei ha bisogno di Clover. A queste parole l'atteggiamento della donna cambia improvvisamente ed inizia ad andare nel panico scappando verso la capitale. Ed così mi riporta alla cittadella, dove ci raggiungono il resto della banda e Martlet. Inizialmente non vogliono mettere a repentaglio la vita dell'umano, ma dopo un po' di discussioni emerge che è troppo tardi per tirarsi indietro. Così insieme a Mart mi dirigo alla tenuta per scoprire che cosa ci sta nascondendo Seroba. Madonna, che casona Seroba? Questo sembra il laboratorio di Kujin, con la maschera dietro. Non l'avevo ancora mai visto Kujin in faccia. Attenzione, la cantina di Attack on Titan. Spooky, well, after you. Cos'è tutto ciò? Là sotto c'è un robot, vedo. Ricerca sulle anime. È solo un grande stracapimento, non credo. Just watch this and clear the air. Tranquilla che probabilmente non sarà così semplice. Thank you.
Che cacchio è il quinto episodio di Full Metal Alchemist, ma è diventato? Ah, io non ho ucciso nessuno, per quello sono puro di cuore e non corrotto. Se avessi ucciso anche solo una persona, non sarei più quell'anima che serve a se roba? Porca miseria. Ancora col fiato sospeso, mi rendo conto che è meglio finire questa storia di persona. Così faccio gli ultimi preparativi e mi dirigo verso la capitale, New Home. Che carino! Non prima di aver rivisto una mia vecchia conoscenza e aver parlato un'ultima volta con Martlet, che è contenta di poter contare me tra i suoi amici e si scusa per tutti i pasticci che ha combinato, ammettendo che tutto sommato è stato divertente, e mi assicura anche che la situazione si risolverà. Oh, che cosa carina! Così finalmente raggiungo Seroba, che si trova costretta a giocarsi l'ultimatum per recuperare l'anima di Clover. Andremo da Asgore, dice Marlet. Oh no, dimmi che non si uccidono. Se roba non uccidere Starlo, ti prego. Non le ha uccisi, vero? Veramente? Non ho più niente a vivere, quindi sono in pace nel buttare via la mia vita. Ti proteggerai, ma non potrai farlo per sempre. Addio. Ok, mi sono calmato un attimo. Provo a negoziare con lei. La sua attenzione è impenetrabile, chiaramente. Cosa ne potevo sapere io? Quanto è nervosa! Le sta addirittura flickando l'occhio. Oh mio Dio. Non sono ancora morto. In qualche modo. Che cacchio è successo? So it's come to this. My last resort. Forkuji, no, si mette la maschera di Kanako. Per il futuro del mostrità. Chi si sarebbe pensato che un ubriacone del saloon diventasse così tanto un boss finale? Eeeh, Boyakan! Naruto, la volpe a 9 code! Ricordo, you think of those you love most. Speed temporal increase, ok. Se spero. Ok. Defense temporal increase, ok, perfetto. Così io metto l'attacco? No! Io metto mi guadagno più vita, ok, ottimo. Scudo è quasi rotto, ragazzi. Ok. E ora che succede? Nice. Ok. L'ho indebolita. L'ho decisamente indebolita. Oddio, le ho rotto la maschera. Man mano che la battaglia prosegue, vengono mostrati due flashback, dove assistiamo prima alla morte di Kujin, e poi al giorno dell'esperimento, e scopriamo che è stata Seroba a condannare Kanako, ma solo perché lei stessa ha voluto offrirsi nell'esperimento credendo nel padre. L'ha portata nel laboratorio per cercare di salvarla? Ora sai la verità. Sei soddisfatto? No, non trovo gioia in realtà, proprio per niente. Sta cercando di ora cercare di salvaguardare quello che può con la mia anima. Pura. Questo è il mio destino. Madonna, che paura che fa con quella maschera bucata ora.
Super Saiyan 5. Alla fine della lotta, Clover si ferma e riflette sulle condizioni della razza dei mostri. Così prende la decisione definitiva di consegnare volutamente la sua anima agli amici, per donare loro una speranza e forse una cura. E loro, molto a malincuore, accettano. Gli ultimi momenti del gioco mostrano Dalv, Martlet, Starlo e Seroba che organizzano il funerale di Clover, lasciando navigare una cassa con dentro tutti i suoi ricordi che poi ritroveremo nell'Undertale originale. Questo gioco è stato molto coinvolgente e sono grato di aver fatto una Pacifist Run. Sono sicuro che me ne ricorderò per molto tempo a venire.